Mambo. 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 A Fish and Chips, siccome siamo giovani, ci piace raccontare storie di giovani. Abbiamo avuto dei rapper qualche settimana fa. Oggi parliamo di me, che nei miei 25 anni, caro Luca. Sì. No. E lei, scusa, lei adesso fa Fish and Chips con me. Ah. Cioè, tu puoi. E io faccio l'ospite di. Ah, vado via. E lei farà le prossime insieme. Okay. Valentina Andreolo, studentessa di Bolzano, in realtà all'Università di Trento, protagonista di alcune e diverse esperienze nel mondo. L'abbiamo invitata qui proprio per farci raccontare tutta una serie di iniziative, lavori, percorsi che ha già fatto. Quanti anni hai? So che non l'avevo. 24. Proprio la prima domanda che non si fa. 24, 24 anni, hai già visitato un sacco di paesi e parli quante lingue? 5. 5, quindi già più forte di noi. Due domande. Bastava una lingua in più. Cioè. Valentina, tu sei reduce proprio in questi giorni da un'avventura professionale, ovviamente, di studio in Tanzania. Yes. Tanzania o Tanzania? Tanzania. Okay. Tanzania era quello che dicevano i colonizzatori, diciamo, mentre in Swahili si dice Tanzania e quindi il popolo lì preferisce che si dica Tanzania. Ok, quindi loro preferiscono Tanzania. Yes. Dove sapresti salutare gli spettatori in Swahili? Mambo. 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 Boh, davvero? Sono Swahili. Ce la posso fare. Mambo. E si risponde Poa. Poa? Poa. Noi rispondiamo Poa. Sì. Ok, Mambo, Poa. Esatto. Salutiamo gli amici dello Swahili. Poi mandagliela questa intervista, anche se magari non so se capiranno in italiano. Mambo. Dove esattamente? A Dar es Salaam. Allora. Sulla costa, di fronte a Zanzibar. Oh, quindi diciamo l'altro lato di Zanzibar. Esatto. Turistica come Zanzibar? Abbastanza, più sì. Di Dodoma, che è la capitale, sicuramente. Ah, com'è il mare? Molto molto bello, sì. Molto molto bello, sì sì sì. Domanda, importante. E lì cosa facevi? Ho fatto tirocinio in ambasciata, quindi tramite la convenzione con il ministero ho vinto il concorso e sono andata lì 3 mesi. Ok, lì c'è un'ambasciata italiana. Yes. Di che cosa si occupa quell'ambasciata? Di tutti gli accordi bilaterali, agreements con la Tanzania e Italia, più tutti magari cercare di sponsorizzare opere benefiche tramite, possiamo dire, il budget italiano in Tanzania. Abbiamo fatto anche di fare dei post con voi, ho visto, si occupano. Sì, 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 infatti. Avevi le treccine? Sì, mi ero fatta tantissime treccine. Si è calata troppo nella palla. Un po' troppo. Sì, da tirarle via poi ci ho messo 7 ore, quindi... Te le hai rifatte tu? No, 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 no. Ah. 4 signore per 4 ore. Quanto? È loca! Scusami. Okay. 4 signore. È vero. Pagato? 12 euro. Ma pensa. Allora, tu sei andata lì, che cosa facevi durante questo tirocinio? Allora, io ero proprio nell'ufficio dell'ambasciatore, quindi lo aiutavo in tutti i suoi eventi, le conferenze, quando a volte non poteva andare lui andavo io. Poi tutte quelle erano i messaggi ministeriali al ministero stesso, note verbali, cose così. Come si chiama l'ambasciatore? Ambasciatore Marco Lombardi. Che salutiamo, carissimo. Assolutamente. Marco, è stato qua un sacco di volte. Sì. Lui è l'ambasciatore italiano in Tanzania. Esatto. Corretto? Sì. Ok, perché è l'unica ambasciata italiana nel paese? Yes. Che paese hai trovato? Perché per molti italiani la Tanzania è Zanzibar, forse i safari, ok? Però poi non vanno ad approfondire qual è la realtà lì. Invece tu come lo vivevi questo paese? C'è tanto tanto altro, nel senso che andando a Zanzibar non vedevo la Tanzania, andando a Zanzibar vedevo tantissima Italia, tantissimi italiani, tantissimi turisti. In Tanzania sono, vivendo lì con loro tanto, un popolo stupendo, pieno pieno di musica, ballano, sono un sacco carini, il rispetto per la donna è pazzesco, quindi cioè se anche magari io stavo portando una borsa e c'erano i due ragazzi che non la portavano, dicevano no no no, sono i ragazzi che devono portarla, non è la ragazza, che non sia mai. Capito. Sono stata benissimo, cioè un popolo davvero davvero molto aperto, mentre magari in Madagascar, dove ero andata a fare volontariato, notavo più un po' quasi erano un po' resti verso il bianco che arrivava. Ah, gli isolani sono sempre più resti. Dice, sono proprio... Esiste il Mal d'Africa? Tantissimo. Sì. Sì. Diciamo che tornata al Madagascar l'ho vissuto un po' di più perché lì vivevo proprio nel villaggio, quindi ho sentito tutto quello che era proprio la vita africana. Cosa facevi in Madagascar? E volontariato con i bambini. Ok. Tramite un'associazione di qui. Quindi lì eri proprio. Di là pure il nome dell'associazione? È l'associazione Juvenes. Ok, tu eri proprio immersa nella vita. Esattamente. Del villaggio. Esattamente. Okay. Mentre qui ovviamente
andavo in ufficio, ero sempre a contatto con diplomatici, era un mondo molto più europeo come quello che avevamo qua. Però tutto l'uscire, avere tutti i bambini che arrivavano e dicevano dammi il 5, oppure il fatto di ballare, che tutti ti accompagnassero sempre a ballare, tutto questo mood di vita, cioè bellissimo, super sorridente, ti rimane un po' nel cuore, perché poi torni qui, abbiamo tutto e magari in per strada neanche ti salutano, ti fanno un sorriso, quindi... Tu vivevi dove in Tanzania? In una casetta. Con altri ragazzi? Con altri, eravamo in 4 tirocinanti. Ok, tutti italiani? Yes. Ok. E riuscivi a vivere il paese, cioè nonostante il lavoro, perché c'è anche un tasso di pericolosità da tenere conto? Tutti mi dicevano di sì, io non l'ho vissuto troppo, nel senso che le prime settimane per mettersi un attimo, capire dove si è, un attimino se era... non ci si metteva le maniche corte, perché dicevi no, perché comunque c'è un paese musulmano, quindi non bisognava stare un po' attenti a questo punto di vista, però mi sentivo sicurissimo, io tornavo a casa anche alle 3 di mattina, tranquillamente, senza problemi, perché nel nostro quartiere c'eravamo fatti gli amici, noi li chiamavamo i Rafiki, quindi all'inizio erano tutti... Come la scimmia di Re Leone. Ok. Mambo! Pota! È la Tanzania, ma provincia di Bergamo. Il tuo mondo è paese. Okay. Quindi avevi i tuoi amici di lì? Sì, e quindi loro tra virgolette ci proteggevano, cioè lo notavi, appena arrivavano tutti e tre che mi accompagnavano fino a casa, era tutto un... poi noi andavamo a prendere allora le banane, andavamo a prendere gli avocadi da loro, così era tutto un do-des, diciamo. Ok, che cosa c'è di profondamente diverso rispetto all'Italia nella vita quotidiana? La prima cosa che ti viene in mente? Il fatto che non c'è mai elettricità lì. Cioè, nel senso, io questa l'ho vissuta, cioè è stato un po' pesante, è stata l'unica cosa per cui dicevo speriamo di arrivare in Italia presto, perché comunque si viveva un ritmo bello frenetico anche a livello lavorativo, e poi si tornava a casa e non potevi caricare il cellulare, oppure non c'era il wifi, ma anche solo non c'era la luce, pannelli solari? Neanche no, cioè allora non tipo non c'è, no, punto. Mettitela via, non c'è l'elettricità. Allora c'erano i generatori, però diciamo che noi non avevamo una casa con un generatore, quindi l'ambasciata c'era. E altrimenti adesso ci sono un sacco di tipo short gauge di elettricità, e quindi via via quartieri tiravano via tiravano via l'elettricità, però per giorni, quindi tu comunque tornavi a casa e non potevi neanche dire vi leggo un libro, come non potevi dire l'aria condizionata, perché c'erano 42 gradi e non avevamo neanche l'aria condizionata. Niente, no. Ma però torni un po' alle origini dell'essere umano, no? Ma infatti trovi un po' te stesso. Assolutamente, c'è anche il fatto di dire cosa fai? Parli al buio, perché cosa dovevi fare? Tornavo magari a casa e dopo un po' parli al buio, cerchi di capire, andavi a farti la doccia con la torcia. Finché dura. Esatto. Oppure anche il fatto di prepararsi per gli eventi, che magari iniziavano alle 9, ti dovevi truccare, dovevi preparare con questa torcia che andava avanti e indietro, era tutto... Ma e c'era un rispetto reciproco per chi doveva andare ad attaccarsi per la corrente, o era un po' all'italiana che trovi quello che si attacca e se la usa in casa? No, nel senso, quando spegnevano per tutto il quartiere, proprio. Fine. Esatto. Democratico. Quindi buissimo. A volte buissimo, sì, proprio buio. E a volte appunto, col fatto, non si pagano le bollette, quindi devi caricare una scatoletta praticamente che da elettricità, quindi le persone intorno a noi che spesso non avevano i soldi per pagare la scatoletta, ovviamente la bolletta ricaricabile, esatto. Però risparmio è grandissimo perché ci sei molto attento comunque. Assolutamente sì, però allora lì vedevamo che si attaccava una volta, perché vedevamo che l'elettricità scendeva tantissimo, diciamo c'è qualcuno che mentre non ci siamo, sicuramente un italiano. Può essere. Domanda subito, ma l'acqua calda non c'era? No, assolutamente no, nulla, no, 42 gradi, ma in effetti è l'ultima roba che ti serve. Però a volte è potabile, bisogna stare attenti. No, potabile solo proprio. In bottiglia. Sì, diciamo che ti dicono anche dovresti usare quella in bottiglia per lavarti i denti. Tutto dopo un po', diciamo che noi. Hai fatto l'enzima. Siamo fatti. Sì, sono finita anche in ospedale in realtà. Quindi. No. Sì. Cos'è? Un food poisoning, cioè un batterio del cibo. Come bello. Si dice cacarella in suoi. Bambo! È sempre bambo! Avete capito ormai? Ma quindi tu ti svegliavi la mattina e accarezzavi una giraffa a caso? No, c'erano le scimmiette però, c'erano le scimmiette. E no, mi svegliavo la mattina con tutti fuori che cantavano, con il tipo che passava con il pesce fresco, quindi Samaki! San Vittolo Campo! Ma esatto! Sto imparando!
Quanto poi ti sembra strano il distacco magari di un luogo che avevi visto come turista, viverlo così e percepire insomma la differenza totale, no? Che c'è da andare in un villaggio, chiaramente a Zanzibar, e vivere un'esperienza di questo tipo, per esempio. Secondo me chi va in Tanzania o a Zanzibar dovrebbe prendersi almeno 2-3 giorni per viversi la città, nel senso che anche il safari, no, però tipo anche il safari l'ho fatto bellissimo. Però ti vivi la tua bolla, nel senso non riesci effettivamente ad immergerti nella cultura. Io su queste cose viaggio tantissimo, però quando viaggio, cioè voglio proprio stare nella cultura locale. Magari non ho tutti gli agi possibili, però mi piace. Quando torni in Italia, pensi ho finalmente la civiltà o pensi... Dipende da dove arrivi. Stavo meglio prima, perché alla fine scopri che si vive nonostante tutto lì. Assolutamente. No? E scopri che magari ci sono delle cose talmente superflue, ma che non sai che sono superflue finché non le togli. Infatti io ho avuto un po' uno shock appena sono tornata con le lucine di Natale, perché sono tornata a casa e mi hanno detto guarda tutto quello che ho fatto. Bah. Mi è venuto un colpo, perché tipo una lucina così magari ci avevo tutta la giornata, no? Ti caricavo il telefono. Capito, esatto. Cosa fai? In quali altri paesi oltre alla Tanzania? E dove sono stata? Hai viaggiato, sì. Beh, io ho vissuto appunto adesso in Tanzania, poi in Canada, Montreal, 6 mesi, in Germania a fare l'Erasmus e poi ho fatto l'anno all'estero in Inghilterra al liceo. Germania dove? Passau, 2 ore da Monaco. E in Inghilterra? E New Milton, vicino a Bournemouth, sulla costa sud. E poi viaggi per viaggi di piacere? Sì, tantissimo, proprio con lo zaino in spalla. Devi dimene uno, nel cuore. Portogallo. Quale età l'hai fatto in Portogallo? Soprattutto dove? Perché il Portogallo è lungo. 20 mi pare. Ho fatto, vabbè, Lisbona, Porto, tutta la costa verso San Nazaré. Ok. Bellissimo. Perché? Saranno che cazzi suoi? La vibe. Cioè un qualcosa che ho proprio un bel ricordo. Non so se fosse la cosa surfista. Tu sei una di quelle che sei lì a Belém, sì, Lisbona, e piuttosto di fare una foto mette via il telefono e se la gode per 5 minuti. Il mio motto è un po' tipo leave the moment, leave the phone. No, nel senso che no, però cioè vabbè, anche io faccio un sacco di foto, sono su Instagram e tutte queste cose, certo, qui. Però in determinati momenti dico, cioè dalla telecamera vedo che non dà abbastanza rispetto a quello che posso vivermi io, quindi catturo il momento così, diciamo. Come ti chiami su Instagram? Vali Andriolo. Ok, semplice. L'abbiamo scoperta noi. Senti, tu sei molto giovane, questa passione per il viaggio, per l'esperienza del viaggio, poi in realtà, da dove ti arriva? Non lo so, nel senso ma che... Ma ti arrivi fin da bimba? Allora, i miei, io mi ricordo, a 12 anni mi avevano mandato a Londra per imparare l'inglese. Quindi a 12 anni così. Io a 8. Io a 13, però per la scuola ero andato a Londra anch'io più o meno. No, mi hanno proprio mandato in tipo summer school. Però ecco, i miei non hanno mai viaggiato tantissimo, nel senso, quindi... Però mi hanno sempre lasciato andare tanto. E ogni volta c'era sempre... Io mi ricordo a tipo 12 anni, 13, avevo chiamato la mamma da Londra e fa: ma tu non vedi l'ora di tornare? Faccio: mamma, se vuoi io ti dico quello che ho voglia, però stare qua un sacco di più. E lì lei è rimasta tipo basita. Quando sono andata in Inghilterra non volevo più tornare, la mia host mom la chiamavo mamma, cioè proprio sono... Però so che ogni volta che torno ho la famiglia ad aspettarmi, quindi certo, credo che avere un bel nido solido e forte qui ti aiuti molto di più ad andare, tu esplorare. Tu pensi su questo proposito che le radici siano davvero dove sei nata e cresciuta o potresti avere delle radici reali anche in altre parti del mondo? Credo anche in altre parti del mondo, ma io ogni volta uso la metafora di come se fosse un marsupio, no? Io dentro ho la famiglia, ho gli amici, quelli di una vita che però mi porto sempre un po' in giro, quindi non sento del devo tornare a Bolzano per essere connessa alle mie radici, mi sembra di averli sempre ovunque vada, ecco. E tu non hai un compagno, hai un compagno? No. Ok, no, pensavo che devo com'è gestirla, no? Perché poi deve avere anche lui la stessa passione. Eh sì, no, diventa... È per quello che non ha un compagno. Diventa un po' difficile. Non lo so, magari uno dice... Il viaggio che invece vorresti fare che non hai ancora fatto? Sud America. Ma diciamo, da professionista delle relazioni o da turista? No, per adesso da turista esploratrice. Okay, poi Sud America è sparato nel mucchio, dove? No, lo so, cioè, andiamo da Ushuaia. Hai ragione, no, Perù, Brasile, Cile, devo ancora un attimo, però sarà il mio viaggio di laurea, Guatemala. Quindi sto cercando di capire. Ok, perché Sud America? Perché ci dovevo andare a fare volontariato, avevo già fatto tutto ed era scoppiato il Covid e quindi ho perso tutti i soldi, ho perso ogni cosa, quindi adesso ho rimesso, Ho recuperato. Esatto, ho cercato di ripetere. Da riprendermi. Esatto, quindi andrò.
come ti rapporti ai popoli che incontri? Cioè, come fai a entrare... Mambo! Così! In empatia, capirli... Chiaro che questi magari sono popoli che sono più aperti verso l'altro, però ci vuole anche una predisposizione. Certo, sì, io ogni volta dico, cioè, lo shock culturale ce l'ho avuto più che altro in Canada che in tanti altri posti, perché in Canada sono molto più chiusi, molto individualisti, te molto che più... sei andato alla East Coast, io che sono andato alla West Coast mi sono andato bene. Davvero? Ah, ok, allora sarà stata quella parte lì con i meno 40 gradi. Sa farsi voler bene. Credo con il rispetto. Allora, le lingue aiutano un sacco, nel senso che comunque sapere una lingua ti aiuta. E poi credo nel rispetto e nel non mettere la mano avanti dicendo ah, quello che faccio io è giusto, o perché in Italia si fa così. Certo. Perché così non si arriva, secondo me, almeno non si arriva da nessuna parte. Cerco di andare lì, rispettare quello che sono loro, e poi ovviamente diventa un sharing, no? Cioè si condivide e si capisce. Sì, in Italia si fa così, però bello come fai anche tu. Mm-hmm. Cioè diventa. Oppure no. Oppure no, però ognuno rimane. Sei curiosa? Tantissimo. Quella è forse la leva più forte. Sì, forse sì. E Canada, quanto sei stata in Canada? 5 mesi. 5 mesi, che mesi hai fatto? Perché qua cambia molto. Da agosto a dicembre. Dicembre malissimo. Perché c'era freddo. Okay. Erano sui meno 30. Proprio. Che sì. Anno era? È l'anno scorso, cioè il 2022. Che paese hai trovato? Poi quella è una zona francofona anche, giusto? Sì, sì, quindi anche back. Esatto, una parte un po' particolare anche del paese Canada. Anch'io sono nato francofono per un po'. Quindi mi piace più la chitarra. Il Quebec, comunque, sì. No, non è quello che fai, il Quebec. Che paese hai trovato? No, è stato interessante vedere appunto il bilinguismo, no? Nel senso che sono andata lì per capire un attimo anche... Cioè, un paese bello, per carità, secondo me Nord America. Quindi io ho fatto più fatica a integrarmi paradossalmente lì rispetto che in Africa, perché sono tutti molto, visto molto individualismo, cosa che magari da noi non c'è. Anche comunque era un'università molto molto buona, quindi c'era un sacco di competizione, c'era un sacco di bisognava sempre stare sul pezzo, mentre io sono un attimo più... E come vedono gli Stati Uniti? Ah, cioè, è un po' come emiliani e romagnoli, dicono. Non lo so. Possiamo rispondere. Come la vedono gli scosti degli Stati Uniti? Non lo so, non so rispondere. Saranno nel senso. Che po' cazzi loro anche in questo caso. Cioè non, perché so che no, non credo che li odi. Non sono proprio, non so, tantissimi degli USA. A Vancouver ti parlano di Seattle, che è tipo 60 km, molto vicina anche per le dimensioni americane, e ti sembra che ti descrivano Caracas, cioè sì, molto più come Veneti e pericoloso. Sì, invece poi beh, no. Sì, si sentono molto più sicuri rispetto agli Stati Uniti, però sì. Non ho mai sentito una roba alto, no, però. No, no. Per quello, per quello, per quello. Diciamo che faticano a distinguersi dagli Stati Uniti, no? Rispetto con il resto del mondo, quindi quando poi hanno la possibilità di calcare la mano sulle differenze, ci vanno giù decisi, ecco, diciamo. Calcano. E il rapporto verso l'Italia di questi popoli stranieri, come che tipo di... Li vedono come l'Italia è l'Italia, cioè quindi solo se sei italiano sei già il top, a prescindere, perché... Gli occhi azzurri. Tipica italiana. Sì, sì. Tipica proprio. Però l'Europa, cioè adesso hai fatto questa esperienza in Germania, questa esperienza in Inghilterra, non ti affascinano altre zone d'Europa? L'Europa l'ho visitata praticamente tutta, mi mancano i paesi del nord, però soffro tanto il freddo, quindi questo nord tra un po' arriverà, credo. Esatto. L'estate, sì. Però cioè l'Europa mi piace un sacco perché effettivamente è... Ci definiamo insomma Europa, però siamo così diversi da ogni stato, quindi basta davvero, poi ormai i voli costano pochissimo, quindi in un weekend si può andare in qualsiasi stato e cambiare totalmente la cultura rispetto a quella di cui si è abituati. Quindi come ti vedi tra qualche anno? Cioè dove soprattutto? In giro per il... non so dove, ma in giro per il mondo. Cioè non credo in Italia, forse neanche in Europa. Mi piacerebbe un sacco tornare in Africa, ecco, a livello professionale. Quello sarebbe un po' il mio goal. Così inizio già bene. Con quel tipo di ruolo, cioè di relazioni internazionali. Sì, 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 sì. Non so, tutti dicono, il concorso diplomatico, faccio boh, forse la diplomazia non è il mio futuro, forte, forse no. Non è il mio futuro. Però tutta la parte della delegazione europea sull'implementazione dei progetti mi affascina un sacco, quindi forse lì. Senti, tu che hai questo tipo di esperienza di vita, no? E questo sguardo anche sulla vita, che tipo di riflessioni fai sul nostro territorio? Cioè sull'Alto Adige, spesso ci piace autodefinirci come una sorta di gioiello della convivenza, che se in realtà non lo è sempre, e guardando anche da fuori, anche magari in ragione della tua esperienza canadese, dove sei andata in un altro territorio dove c'è il bilinguismo, dove non c'è quel tipo di autonomia, però c'è il bilinguismo, che cosa pensi dell'Alto Adige?
quando torni, quando lo guardi da fuori e quando lo paragoni anche ad altre realtà? Allora, quando lo guardo da fuori dico, secondo me siamo un po' una... viviamo in una bolla, no? Nel senso che qui tutto funziona benissimo a livello proprio... sì, però a livello pratico, cioè i servizi funzionano, uno non... cioè, secondo me da quel punto di vista non si può lamentare. Anche l'anno all'estero l'ho fatto grazie a una borsa di studio che mi hanno dato qua, quindi da questo punto di vista anche gli incentivi che abbiamo per andare sono forti. Non mi viene mai la voglia di dire voglio assolutamente tornare a Bolzano, ecco, nel senso che secondo me determinate dinamiche possono essere difficili anche quando si cresce. C'è la convivenza tra due culture sicuramente, che sia una convivenza piacevole, cioè nel senso pacifica, diciamo, forse non sempre, però credo che le attività giovanili possano aiutare un sacco, tipo appunto stavo dicendo prima il festival, nel momento in cui ci sono anche le scuole tedesche che partecipano. Tu sei parte dell'Artist Club, esatto, perché ce l'hai detto prima ma non sì. qua. Okay. Sì. Okay. Quindi il festival studentesco è una bellissima opportunità per riuscire a creare quell'unione che magari spesso se no non si trova, perché tutti ormai siamo un po' nei nostri gruppetti, mi ricordo anche liceo, mentre quello è un momento in cui non interessa, siamo tutti insieme a guardare il festival, a fare con il Carducci, insieme. Beh, insomma, o per il Carducci. Grande Carducci, ho tutti i suoi dischi. Anch'io. Fantastico cantante. Grande penna. I giovani, il fatto che con i social puoi essere dappertutto, ma in realtà senza esserci, hanno questa spinta che hai tu di andare a vedere cosa c'è fuori dalla loro casa, fuori dal loro paese, oppure tu ti senti in qualche modo unica in questo? Non unica, ma singolare, ecco. No, credo che, allora, essendo tanti ormai tendono a stare nella comfort zone, ma perché abbiamo tutto, quindi uno dice perché devo andarmene se sto così bene qua, nel senso, e in realtà io spingerei tutti ad avere sempre più curiosità, perché fino a quando noi proviamo solo dove siamo staremo sempre bene, però uno non sa mai se va da un'altra oppure parte si trova meglio. Sì, magari sta anche peggio, però poi allora apprezzi ancora di più quello che hai lasciato, no? Quindi secondo me bisogna andare. I social sono comodissimi perché nel momento in cui hai persone in giro per il mondo sai sempre chi è dove, quindi magari finisci in quella città e dici ah, sono anch'io in questa città. Quindi i social aiutano, secondo me. Il paese che ti aspettavi dai social. Tu avrai guardato un po' la Tanzania magari sui social. Hai trovato quella Tanzania che ti raccontavano i social? No, assolutamente no. Assolutamente no, nel senso che sui social si fa sempre vedere l'apparenza sempre bella, poi dietro ci sono un sacco di problematiche che però creano anche loro, no? Quello che è la bellezza. Sì, esatto. Bisogna essere curiosi. Sei angry, stay foolish. Mia questa frase. Sì, bellissima, ricordo quando frequentavi Carducci. Suonavamo insieme. Sì, grande Carducci. Amedeo Carducci, famosissimo. Grande. Siamo alla fine? Sì. Va bene. Posto. Posto. Mambo. E poisson e poisson è pesce e patatine. E patatine. In swahili samaki. E patata in swahili. Chipsy. Allora dillo in swahili. Samaki wa chipsy. Perfetto. Mambo. Ota. Chips.